20 e 27 minuti, buonasera, ben ritrovati in diretta dagli studi di Telepace per questa serata che si inserisce nel 33esimo Festival dei Giovani che si sta vivendo a Međugorje. Quando si vive un'esperienza di fede forte, intensa, potremmo dire che il Kronos esce dal quadrante ed entra il Kairos, il tempo di Dio. Io chiedo alla regia di andare con le immagini a Međugorje, una messa iniziata alle 19, si sta concludendo la comunione, tanti giovani, tante persone che si sono accostate, che si stanno accostando all'Eucaristia. Resta con noi, Signore, perché si fa sera, il sole ormai è tramontato, ma lo spirito, la gioia, questo vivere, la fede in questo momento particolare, il momento più alto di ogni esperienza spirituale, l'Eucaristia, mette, potremmo dire, le ali al tempo, perché poi non importa se la messa dura ormai da un'ora e mezza, si continua a pregare, si continua a partecipare. Alle 20:30 questa sera è prevista la processione con l'immagine della Madonna e a seguire l'adorazione eucaristica. Ovviamente finché la messa non sarà terminata e dovremo attendere l'inizio di questa serata, di questo martedì. Chiedo alla regia di andare un attimo anche con il cartello per dare uno sguardo agli appuntamenti di domani, mercoledì 3 agosto. Ricordo che domani mattina alle 9 riprende l'appuntamento con l'udienza generale di Papa Francesco in diretta dall'Aula Paolo VI. Poi alle 10:20 saremo in diretta qui dagli studi di Telepace, quindi il collegamento con Međugorje per le testimonianze e l'Angelus. Nel pomeriggio ripeteremo il cliché di oggi con diretta da studio, diretta da Međugorje, poi testimonianze, rosario e domani anche la Santa Messa. Poi alle 20:30 domani la meditazione e la preghiera davanti alla croce. Io vedo collegato in diretta da Međugorje Lucio, non so se è in grado di sentirmi, se è in grado di sentirmi io gli cedo la linea, vedo che è con Monsignor Domenico Sigalini. Allora Lucio, intanto ti giro la linea, sappi che io sono in studio per qualsiasi necessità. Sì, Don Claudio, allora ti sento. Ok, Don Claudio, allora buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Come sempre c'è il solito ritardo di connessione, ma anche c'è un po' di ritardo sul programma qui della serata. E la Santa Messa doveva terminare qualche minuto fa e poi a quest'ora, alle 20:30, doveva iniziare la serata di preghiera con la processione, con la statua di Maria e l'adorazione eucaristica. Il tutto è ritardato di qualche minuto perché ci sono tantissime persone, ma siamo contenti così. Abbiamo qualche minuto per anticipare quello che sarà la preghiera per stare un po' insieme. Lo facciamo con i ragazzi dell'Ucraina che sentiremo poco fa. Oggi è stato fatto un appello importante per la preghiera e abbiamo Monsignor Domenico Sigalini, vescovo emerito di Palestrina. Decorativo di Palestrina, come sì. Dice lui, decorativo e veterano di Međugorje. Certo, sono partiti tanti appelli forti da parte sua per i giovani che vengono, sì, qui da tutto il mondo. Anche perché io mi proponevo di invitarli tutti alla giornata mondiale della gioventù che si faceva sempre dopo questa. E quindi ragazzi dicevo, guarda che c'è anche il Papa che vi aspetta e quindi questa è una bella preparazione e la Madonna ci aiuta a prepararci all'incontro con il Signore. Caliamoci un po' nella giornata di oggi e poco fa abbiamo, oggi è stata la giornata importante per la festa del perdono d'Assisi, quindi San Francesco al centro, ma al centro l'amore di Dio che va vissuto. Sì. Io ho provato anche a mettermi a confessare seduto sotto le piante con Italiano davanti. È veramente eccezionale questo momento anche per ritrovare la pace della propria vita. Ciascuno tenta con tutte le sue difficoltà di annaspare, qualche volta sta naufragando, però se viene a confessarsi vuol dire che c'è ancora una speranza. E qui il fatto che ci sia la Madonna, che è la nostra madre, che è al centro ed è quasi quella che invita, dà anche un po' più di coraggio
perché la presenza di una donna, la presenza di Maria è grande nella fede ed è grande anche nella nostra vita. E quindi il combinare questi due elementi non porta nessun devozionalismo, ma porta la serietà della nostra vita cristiana, che è fatta di una famiglia, la famiglia di Dio, la famiglia della Trinità e la famiglia che ha fatto nascere Gesù Cristo in mezzo a noi. Insomma, questa è la cosa più importante, e la Madonna non è stata secondaria in questa decisione, anzi lo raccontava adesso il predicatore, il celebrante, che la sua presenza è stata decisiva nella vita del cristiano, insomma. E tutti noi, penso, abbiamo bisogno proprio di riscoprire una madre come lei, e tante volte non ci sentiamo fratelli tra di noi, non ci sentiamo figli di Dio, e quanto, insomma, questo posto può aiutare, tanti posti dove Dio è presente, dove viene vissuto intensamente, quanto dobbiamo assorbirlo questo concetto? Il problema è di essere sempre meno razionalisti nella vita della fede, continuare a pensare che c'è una verità che non riesco a capire, che devo abbandonare la ragione, cominciare a vederla questa come un'esperienza umana, perché Dio si incarna, Gesù Cristo si è fatto uomo, quindi non è stato un desiderio, un'idea, si è fatto uomo, facendosi uomo è entrato dentro in tutta la nostra vita. Ora la nostra vita, che è sempre affannata, per esempio anche la guerra adesso che ci ha colti di sorpresa, perché eravamo troppo abituati bene alla pace, non l'abbiamo neanche guadagnata, direi noi, no? L'hanno guadagnata i nostri genitori quando hanno fatto la guerra del 45. Però adesso questa pace la vogliamo invocare, e se c'è qualcuna che la pace ce la promette è proprio la Madonna. E la Madonna va invocata, perché con la pace riusciamo a incontrare ancora meglio il Vangelo e la figura di Gesù. Tra poco sentiremo proprio un'esperienza dell'Ucraina, che è una ragazza che in inglese ci racconterà un po' da dove viene, proprio viene da un paese, da una città in Ucraina, ci racconterà un po' com'è la situazione. Prima di lasciarci, un appello ai giovani e al mondo per considerare i giovani al centro, non lasciarli, non considerarli secondari, e far sì che i giovani prendano anche consapevolezza delle loro capacità e delle loro potenzialità. Sì, anche perché c'è in giro una certa svalutazione del mondo giovanile, che è assurda. Ho visto, mi pare, un fondo dell'Avvenire di questi giorni, o di oggi addirittura, che dice basta continuare a dire che questi sono mantenuti, eccetera, eccetera, perché intanto hanno perso 2 anni di vita col Covid, e adesso però hanno voglia di mettersi dentro, ma però bisogna dargli anche la collocazione giusta. La collocazione giusta vuol dire che cominciamo a smettere di vederli come un peso, e investiamo perché sono il nostro presente, il nostro futuro, e i giovani ci stanno. Dopo purtroppo ci sono gli episodi più stupidi che vengono esaltati alla grande quando si tratta di uno o due che purtroppo litiga e fa questi dice questi della pace di questo posto nessuno parla. No, sì, nessuno parla della pace assolutamente, perché dobbiamo continuare a flagellarci. Invece parliamo di tutti questi spunti di pace che ci vengono da un'esperienza di fede. Vedevo i genitori con i loro bambini lì davanti, tutti seduti per terra, così a partecipare a un rito che ci elevava dalla nostra miseria, dalla nostra povertà, e ci dava delle prospettive, e ci dà delle prospettive. La nostra fede è quella che ci apre sempre a un'apertura, cioè ci dà un'apertura sull'infinito, su delle finestre che dobbiamo aprire nella nostra vita, mica appena per far venire l'aria, che adesso è calda purtroppo in Italia, ma per far entrare un po' di eternità. Grazie, grazie tanti allora, buon proseguimento, buon festival. Grazie, auguri a tutti. Grazie, grazie tante. Allora adesso sostituiamo l'ospite. Prego, un po' più carino. Ecco qua, allora vieni pure. E dall'Ucraina il tuo nome? So my name is Solomia and I'm from Ukraine, from Lviv. Actually Lviv is a city which is very close to Poland, so we are mere 50 kilometers from borders of EU, yeah. Cerchiamo adesso di fare un po' una traduzione, viene da una città che vicino proprio al confine con la Polonia, 50 km dal confine con la Polonia. How many people are you here with you? Quante persone sono qui con te? Oh, I guess it is really very hard to say the, you know, the exact number. So in our bus we have 100
invited persons, but we have a lot of delegations here in Ukraine because this festival is very popular among our people. And we are all, we know actually why we are here, because we are praying for peace, you know. E sono qui naturalmente per chiedere la pace. Sono tante delegazioni dall'Ucraina. Questo festival è molto conosciuto in Ucraina. Lei è qui con due pullman, un centinaio di persone, però naturalmente tante altre. Vogliamo sapere com'è la situazione nella sua città, da dove viene. Actually, that's a big city, actually. Yeah, so the situation is not quiet, actually, even because our city is very close to Poland. So actually today, 1 hour ago, we had an attack. So they bombed a small city near Lviv. So the situation is not, you know, quiet, and we have a lot of air alarms, even at night and so on. So yeah, that's actually the war, you know. Ecco, è la guerra, dice, dovrebbe essere Leopoli, la città dalla quale viene. C'è stato un'ora fa circa una bomba che è esplosa, quindi la situazione non è assolutamente tranquilla. E sono qui naturalmente per chiedere la pace. What do you hope from here? So actually here we are because we are praying for peace, and actually we know that the very first actually message from our Mary, from our mother, was peace, and actually this is the only one thing that we now are praying for in Ukraine. But actually we are praying not only for peace, we are praying also for confession, and not only in Ukraine, we are praying also for Russia, because we know that without Russians' confession we will not reach peace in our country, you know. And actually we are praying also for the whole Russian citizens, because it is not only one person, you know, it is not only one president, because he is not killing us, you know. Russian soldiers are killing Ukrainian women, Ukrainian children, and so on. Yeah, so yeah, okay. E quindi ecco una piccola traduzione, e pregano per naturalmente l'Ucraina. Abbiamo sentito anche adesso proprio il sacerdote della celebrazione pregano anche per i soldati russi che stanno creando questo conflitto, per i politici, e proprio vengono qui dove ancora tanti anni fa è partito il messaggio pace, per chiedere a nostra madre la pace per gli europei. Mm-hmm. So actually the thing that I really would like to mention, that we are praying for confession for whole Russian nationality, you know, for each person in Russia, because they are actually supporting these evils, yes, who are coming to Ukraine and who are doing these things in our countries, yes. And actually the only one thing that we know, that we have our rosaries in our hands, and we know that this is the greatest weapon actually in the world, yes. We are asking, you know, the whole world to support us, but actually the only one thing that can, you know, girls and women do, we are just praying, and we are praying rosaries, because we know that this is the biggest weapon, the strongest weapon in the whole world. Yeah. Dice che naturalmente chiedono supporto a livello internazionale affinché la pace possa arrivare, ma l'arma più potente per arrivare alla pace è nelle loro mani, quindi il rosario, la preghiera, e quindi sono qui proprio per pregare, per chiedere la pace, per invocare che la pace torni nei loro paesi. What else can we say? Yeah, the thing is that we are praying, you know, for people in the whole world. We are praying for open hearts. We just want to them to invite our Mary, our mother, Jesus Christ into the hearts, you know. We just want peace in all the hearts, in each, you know, each person in the whole world. And the thing that what we are doing, so we are volunteering a lot, because you know, our soldiers, they are fighting with a weapon, and we are that we are doing here. So we are asking people to help us to collect rosaries, and we send these rosaries to direct to our soldiers. We are trying to work with refugees, you know, because we have a lot of people in Ukraine who are not, you know, who actually don't believe in God, yeah. So we are working on this, and actually we are not asking the question why we have such a kind of situation in Ukraine. We are just, you know, trying to find the answer what for we have this, yeah.
e poi dice non si fanno tante domande su quello che è stato, i motivi eccetera, ma cercano di aiutare innanzitutto i rifugiati, e poi c'è un'iniziativa che è partita da qui, quindi comprare un rosario, qualche rosario, poi per mandarlo in Ucraina per aiutare anche i loro soldati non solamente a sparare con le armi per difendersi ma a pregare, quindi chiedere a Dio l'aiuto proprio per la fine della guerra. E noi allora li ringraziamo, thank you very much. Thank you so much. And the only one thing that I would like to say to the whole world, thank you for your support. And we really feel this. Thank you for being such a kind persons. Thank you for helping our refugees. And thank you for supporting Ukraine. Of course, we need more support. But the only one thing that we would like to ask you, so pray for Ukraine and pray for peace in Ukraine. Ecco, poi un altro cioè bella riflessione che ha detto prima era della, che loro pregano per la pace sia in Ucraina, ma la pace nei cuori delle persone di tutto il mondo è quello che chiede Maria da qui, e poi ringrazia appunto per quello che le persone stanno facendo per la pace in Ucraina e chiede di continuare, e soprattutto insomma con la preghiera. Thank you very much. Thank you so much. Ok, noi andiamo a ringraziare anche insomma tutti loro per la loro presenza, per essere qua, aver insomma essere partiti dal loro paese e aver deciso di venire qua proprio per chiedere la pace per le loro famiglie e per il loro paese. Noi passiamo la linea adesso al programma internazionale che prevede la processione della statua tra qualche istante e l'adorazione eucaristica. E torniamo poi in diretta domani mattina a partire dalle 10:20 al termine dell'udienza generale del Santo Padre, ancora per seguire il festival qui con l'adorazione e con le testimonianze. Sentiamo adesso la benedizione, buona serata e buon proseguimento. Stella del mattino.